Ma è possibile che ho scaricato le spese nel 730 e mi dice che non mi deve arrivare nessun rimborso? Cerchiamo di fare il punto della situazione su questo. Ci dice: io ho fatto 730, ho scaricato 6.500 euro. È possibile che è uscito che non devo ricevere il rimborso? È possibile? Assolutamente sì. Perché? Perché la dichiarazione dei redditi non è solo inserimento di spese. Uno dice: guarda, io ho. Vabbè, faccio la dichiarazione dei redditi solo per mettere dentro le spese mediche, i lavori di ristrutturazione, gli interessi sul mutuo, le spese veterinarie, tutto quello che ho da scaricare. E giustamente lui o lei dice: io avevo 6.500 euro di roba, quindi non poco. Attenzione che fare la dichiarazione dei redditi in molti casi non vuol dire solo quello, vuol dire anche, ad esempio, ok. Magari avevo due redditi, ho lavorato in due posti diversi, avevo due certificazioni uniche, quindi le ho unite in dichiarazione dei redditi. Da quell'unione può essere venuto fuori che io le imposte, le trattenute che avevo avuto durante l'anno dai due lavori non erano sufficienti e quindi anche se ho scaricato, o più correttamente detratto 6.500 euro, in realtà magari le imposte che dovevo pagare erano altrettante per l'unione delle due certificazioni uniche e quindi di conseguenza non mi spetta nessun rimborso. Quindi queste spese sono bastate solo per compensare quello che dovevo in termini di tassazione. Questo può essere ad esempio un caso, oppure un altro caso è il fatto che non ci sia quella che si chiama capienza fiscale, cioè voi potete portare tutti gli scontrini che volete, tutte le fatture che volete, ma se nella dichiarazione dei redditi, nei redditi che voi avete, non c'è un'imposta pagata, quindi non avete una capienza fiscale perché magari avete un reddito tale per cui non ci sono tasse da pagare alla fin fine su quel reddito, beh, voi queste spese non ve le scaricate. Questo per farvi capire che non è solo, a me capita gente che appunto con la dichiarazione dei redditi mi dica: ok, io tutte queste spese mi è tornato solo questo. Ti è tornato solo questo perché magari non avevi capienza fiscale, oppure perché appunto avevi una somma di redditi per cui avevi un'imposta da pagare in realtà, che si è compensata poi con quello che hai scaricato. Quindi attenzione a farvi spiegare sempre bene dal consulente, dal commercialista o dal CAF perché si è generato o non si è generato un rimborso o all'opposto un debito. Importantissimo, eh? Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, mettimi like per tutti i dubbi, per tutte le domande, scrivimi qua nei commenti.